E salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siete oggi ancora sul canale di Prince Luca Tech e parliamo di un paio di cuffie Bluetooth. Queste sono delle Marley che ragazzi mi hanno stupito tanto sotto il punto di vista del design. E voi sapete io quanto sono appassionato per avere degli oggetti assolutamente dal design curatissimo, ma soprattutto per la sua qualità audio. Direi di parlarne più accuratamente subito dopo la sigla. Ebbene sì ragazzi, queste Marley mi sono piaciute tanto e sono rimasto davvero stupito per la loro qualità prezzo. Sì, perché suonano una meraviglia. Direi di partire però con quello che c'è all'interno della confezione. Beh, l'esperienza dell'unboxing assolutamente non ci siamo. A parte la scatola esterna che può essere reputata carina, all'interno abbiamo plasticaccia bianca di quelle veramente brutte, quindi leviamo di mezzo assolutamente il packaging perché assolutamente non si addice ad un paio di cuffie del genere. Ma all'interno della confezione, insieme a queste Positive Vibration 2, che hanno un nome davvero strano, potevano inventarsi qualcosa di meglio, più semplice da pronunciare, abbiamo un semplicissimo cavo micro USB e lui, un cavo in nylon che è bellissimo per quanto mi riguarda. Cavo dritto da un lato a 90 gradi dall'altro, bipolare, quindi assolutamente per ascoltare la musica ad una qualità altissima. Inoltre abbiamo qui un semplicissimo microfono con un singolo tasto per rispondere alle chiamate, quindi davvero complete sotto questo punto di vista. Ma come vi dicevo, queste cuffie sono Bluetooth e quindi non abbiamo la necessità di utilizzare il cavo, magari ce lo portiamo indietro giusto se si dovessero scaricare, ma questo è una cosa davvero rara perché hanno una durata della batteria di ascolto di dichiarata 12 ore, sono arrivato all'incirca a 11 e per la ricarica ci ho messo all'incirca 4 ore con un caricatore veloce. In realtà non so se sono a disposizione di una ricarica veloce, ma è questo il tempo che ci ho messo. Ma passiamo adesso alla costruzione. Beh, sono costruite interamente in alluminio e quindi davvero resistenti. Sulla parte superiore l'archetto è rivestito con questo tessuto che può sembrare un jeans nero e sulla parte sottostante un comodo cuscinetto per alloggiarsi comodamente sopra la testa e quindi sotto questo punto di vista abbiamo un comfort davvero elevato. Qui per la regolazione abbiamo delle bacchette in acciaio che vanno a regolarsi su e giù tranquillamente e inoltre sono agganciate a questo sgancio e aggancio rapido che sotto questo punto di vista ho un po' da ridire perché è molto semplice sganciarle e riagganciarle, quindi dovevano creare qualcosa di più resistente. Da questo gancio che vi dicevo parte un cavo in treccia che ragazzi fa davvero il design di queste cuffie, quindi è davvero bellissimo vedere questo cavo che passa dal padiglione auricolare all'archetto in modo da passare l'audio a tutti e due i padiglioni, che ragazzi è davvero qualcosa di strepitoso. Come vi dicevo, il padiglione è costruito interamente in alluminio e abbiamo qui un inserto in vero legno, quindi ragazzi davvero strepitoso sotto il punto di vista del design. Lungo i bordi del padiglione abbiamo questa gomma in soft touch dove su quello destro trova alloggiamento il LED di stato, microfono, tasto volume giù e cambio traccia in fondo e tasto di accensione e tasto di volume su. Quindi davvero complete sotto questo punto di vista e potremmo utilizzare queste cuffie davvero in tutte le condizioni. Ma parliamo adesso del padiglione auricolare. Beh, questi sono strani e strani intendo positivamente perché creano una sorta di isolamento acustico quando le andrete ad appoggiare sulle orecchie. Io probabilmente sto urlando perché non riesco quasi a sentirmi, ma sono davvero super soffici. Non so come facciano a creare questo isolamento, credo semplicemente perché appunto che sono super soffici vanno a ricoprire tutto l'orecchio e a creare una sorta di imbuto all'interno. Tornando al fattore del design, abbiamo qui all'interno dei padiglioni questa bellissima scritta Marley poggiata su un tessuto al di sotto dei padiglioni a coprire gli speaker all'interno, quindi davvero curatissime sotto questo punto di vista, ma non per questo hanno trascurato il fattore audio. Mi sono lasciato alla fine il punto del fattore audio semplicemente perché mi sono piaciute tanto e volevo dedicarmi un po' di più su questo punto di vista. Beh, queste cuffie le ho tirate fuori dalla scatola, pensato subito che erano un paio di cuffie molto blande, molto semplici, che erano state curate tantissimo sotto il fattore del design, ma che avessero trascurato un pochettino il fattore dell'audio.
Beh, così non è, assolutamente no, perché mi sono ricreduto assolutamente. Come vi dicevo, ho preso queste cuffie e ho cominciato ad ascoltare della musica molto blanda, molto semplice, con bassi molto leggeri e degli alti assolutamente non acuti. Ma non appena è passato una traccia sotto il mio riproduttore audio con dei bassi molto corposi e molto poderosi e degli alti molto molto elevati, ho capito la qualità di questo paio di Marley. Beh, sono strepitose, è come se avessimo alle due orecchie due woofer che pompano bassi all'interno dei nostri padiglioni auricolari. Ragazzi, è qualcosa di strepitoso perché suonano una meraviglia. Proverò a lasciarvi una traccia riprodotta da questo paio di cuffie registrata col mio microfono della Shure, che ragazzi non sarà la stessa cosa, ma è per farvi capire questo paio di cuffie in che fascia di mercato vanno ad orientarsi. Ragazzi, il video finisce qui. Se questo paio di Marley sono stati di vostro gradimento, trovate il link per l'acquisto qui sotto in descrizione. E se il video vi è piaciuto, lasciate un bel like. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per restare sempre aggiornati su tutte le mie recensioni. Seguitemi su Facebook, Instagram e Twitter, e soprattutto su Instagram, ragazzi, perché pubblico praticamente una foto al giorno dove vado a curare tantissimi dettagli. Io vi saluto e vi dico che noi ci vediamo domenica prossima, sempre qui sul mio canale YouTube.